Allora, siete abbastanza fortunati perché proprio in questi giorni è un evento che nel mondo startup è parecchio atteso da diversi anni, molto significativo. Forse l'avete letto in qualche giornale, ma sicuramente nella Repubblica di ieri, il fatto che Facebook ha deciso di quotarsi in borsa. Che cosa significa? Perché inizio da un argomento, se vogliamo, abbastanza specifico. Quotarsi in borsa per un'azienda significa aprirsi a investitori esterni. Quindi normalmente una startup trova degli investitori professionisti che lo fanno nelle sue fasi iniziali, quindi nel momento in cui il suo business model non è assolutamente finito, magari non ha un prodotto, di sicuro trova poco di suo bene. Quando poi diventa matura va a quotarsi in borsa. Ma in questo caso è una scrittura lettera che è uscita sostanzialmente ieri, per cui è stata estremamente interessante perché contiene tantissimi concetti che sono fondamentali in questa giornata, che ci aiutano a capire che cosa vuol dire essere un imprenditore, che cosa vuol dire creare un'azienda di successo, qual è la filosofia con la quale si crea un'azienda di successo, qual è la filosofia che si comunica ai dipendenti, qual è la filosofia che si comunica agli investitori. Quindi sostanzialmente partiamo da questo avvenimento in qualche modo rilevante nel mondo dell'imprenditoria innovativa. Quello che vedete in alto è proprio si vede la data, non tra il 2012, la domanda è effettuata alla Securities Exchange Commission, che è la consul americana per quotarsi in borsa. Le aziende americane nel momento in cui si va in borsa diventano pubbliche, la tecnologia americana è abbastanza particolare, nel senso che non è un'azienda pubblica, è un'azienda che è partecipata dallo Stato, da un ente pubblico. Per gli Stati Uniti invece privata è un'azienda che non è ancora in borsa, pubblica è dopo la quotazione, perché è privato e pubblico. Quindi sono privato, non ho potere di pubblicare i bilanci e i dati. Quando voglio diventare pubblico, devo mettere a disposizione di tutti quanti il fatturato, i costi, gli utili. Quindi che vuol dire che noi da ieri sappiamo quanto vale questo, cosa che non sapevamo prima. Queste che vediamo qui, questo che è insomma un evento abbastanza significativo, viene considerata una quotazione in borsa sostanzialmente storica, queste sono proiezioni, però ci si aspetta un ingresso di denaro a Facebook. Grazie alla quotazione in borsa, che rispetto a quando si quotò in borsa Google sarà 6 volte tanto e parliamo di 10 miliardi di dollari. Quindi una cosa su cui vi voglio spingere a riflettere è come può una startup relativamente giovane competere a questo livello con un gigante, una multinazionale come Google. Parte di questi concetti li vedremo oggi e parte di capire ancora meglio domani. Quando andremo a studiare il processo in cui si genera l'innovazione all'interno di una grande azienda è paragonato al modo in cui invece l'innovazione viene creata in una piccola azienda, quindi sono molto diverse. Il fatto di raggiungere una relazione in borsa di questo tipo fa sì che Facebook sostanzialmente abbia pochi concorrenti nella storia delle quotazioni di borsa degli Stati Uniti, quindi sostanzialmente Facebook è una azienda gigantesca. Qualcuno vi ha fatto domande sugli IPO questa mattina, è proprio il concetto che abbiamo espresso poco fa, quello dell'offerta pubblica iniziale. Nel momento in cui l'azienda riesce a pubblicare per la prima volta, si apre l'investimento. Vi dicevo prima che a causa di questo, e questi sono dati di ieri, sostanzialmente abbiamo la fortuna di capire finalmente come, che cosa guadagna Facebook, qual è il suo fatturato, qual è il suo utile. Non vi spaventate, questa è una porzione del bilancio che è stata presentata dalla consola americana. Poi questi temi finanziari vedremo meglio con Alessandro Franco nelle prossime lezioni. Però è interessante vedere come per esempio
quest'ultima riga rappresenta l'utile netto che è espresso $1 milioni, per cui Facebook a quanto pare ha guadagnato $1 miliardi nel 2011. Molti di questi numeri sono interessanti anche per capire, analizzerete immagino diversi bilanci, guardando il bilancio di un'azienda si capisce immediatamente che tipo di azienda, che tipo di azienda è. Tipicamente guardando le spese e guardando il fatturato si capisce se è un'azienda della Green Economy, della Old Economy. In questo caso Facebook ha un elevatissimo margine, nel senso che riesce dal fatturato a tirare fuori un utile parecchio elevato, perché essendo un'azienda web non ha spese ad esempio esistenti per quanto riguarda il manufacturing, che invece dovrebbe avere un'azienda della Old Economy, come si tende a dire. Allora, dicevo, la lettera degli investitori che mi sembra molto interessante, perché io vi ho consunto la lettera molto lunga, però cercatela se avete voglia di spendere 10 minuti per leggere la lettera di Marco Gualtieri. Lui parla innanzitutto di una filosofia estremamente interessante, che lui vede all'interno della sua azienda, che ha voluto imporre all'interno della propria azienda, che con grande soddisfazione vede nella quotidianità del lavoro di tutti quanti, ed è quella che lui chiama la hacker way. Questo termine hacker ha una sua connotazione negativa, lui stesso se ne rende conto, ma lui lo intende questa lettera nel senso vero del termine statunitense, ovvero di persona che vede lo stato attuale delle cose, questo è là che abbiamo fatto un punto di vista, vede lo stato attuale delle cose, non lo dà per scontato, questo è fondamentale per l'imprenditore, e trova dei nuovi alternativi per affrontare i problemi, per fare nuove soluzioni. Quindi l'hacker è quello che cerca di andare oltre quello che si vede nell'immediato e cerca di trovare quello che in sostanza non si vede o che andiamo a dare per scontato. Il modo di pensare in questo modo, il modo di pensare così, ha un suo nome, anche in design thinking, significa sostanzialmente ragionare al di fuori degli schemi, e l'imprenditore parte in questo modo nell'affrontare la generazione di idee. Sostanzialmente uno dei primi sintomi dell'essere imprenditore è quando vi trovate, vi rendete conto che affrontate la realtà, vedete i problemi che la vita dà ogni giorno nella quotidianità e cominciate a vedere questi problemi come delle possibilità, nel senso che potete risolvere questi problemi con i vostri problemi reali, ad esempio. Quindi mano a mano che vi capita nella quotidianità di vedere i problemi come opportunità, state andando sempre più avanti nella direzione dell'imprenditore. Queste sono alcune frasi che ho liberamente tradotto dalla lettera di Mark Zuckerberg. A me piace molto, mi è piaciuta molto questa frase: done is better than perfect, che sintetizza molto della filosofia pragmatica di Facebook, ma non solo di Facebook, che secondo me deve un po' diventare anche la vostra. Noi tendiamo, italiani, europei, tendiamo ad essere leggermente più perfezionisti, nel senso che difficilmente partiamo, per esempio, con un business se non abbiamo dettagli perfettamente, se il prototipo non è perfettamente funzionante, se la release non è stabile. Ma Zuckerberg invece ci dice che Facebook, sia nelle fasi iniziali, ma anche oggi, per un edificio che viene aggiunta qualche volta, la cosa fondamentale è che si ha a disposizione un prototipo funzionante e che un prototipo realizzato è meglio in ogni caso di un prototipo perfetto. A quanto pare questa frase è affissa nei manifesti. E questo perché? Perché comunque qualsiasi stato di perfezione noi dovessimo raggiungere, le cose sono sempre migliorabili, per cui ciò che conta più, questo conta molto per l'imprenditore, specialmente per l'imprenditore tecnologico, la cosa che conta
sia soprattutto nello stile di pensare i clienti. Quindi lo sviluppo di un'app, una cosa che normalmente si consiglia, uscite subito con il demo card, fate subito un prototipo anche non completamente funzionante e persino, conosco molti sviluppatori che lo fanno persino finto, nel senso che la mia experience è più o meno definita, ma le funzionalità sono simulate in qualche modo. Quindi uscite con il demo card, uscite con un prototipo assolutamente beta e andate subito dai vostri clienti, quelli che voi ritenete essere i vostri futuri clienti, e cercate di capire come si funziona la vostra app, per esempio. E questo vale ovviamente non solo nel campo del mobile. Questa tecnica di rilascita di un rapido prototyping fa sì che voi, dopo alcune interazioni, riusciate ad avere un software già di conto di una serie di problematiche. Se voi invece aspettate la perfezione del vostro software, perdete tutta la parte. Se per caso avete scelto una strada sbagliata, altra frase molto interessante, con l'insagro, non si discute inutilmente all'interno di team, non si discute inutilmente all'interno di Facebook, non è un gioco di potere, quello che conta, noi siamo amanti di un gioco di potere, noi italiani, europei, amiamo il gioco di potere all'interno di un team, di una feature che è stata presentata da tale manager, eccetera, ha un suo peso rispetto a un'altra che invece è presentata da un gruppo meno potente. Questi giochi sono tipici e accadono veramente tutti i giorni. Niente di tutto questo esiste a Facebook, dove l'unica cosa che conta è il codice, quindi non si discute, si programma, quella che funziona è la prima. Quindi niente lobby, eccetera. Questa frase non è della lettera, diciamo, però mi interessava farci soffermare. Il discorso delle lotte interne che ci piacciono tanto, mentre in una grande azienda diciamo, hanno un impatto negativo sulla produttività, no? Si dice sempre, il team deve essere produttivo, deve lavorare insieme, perché deve avere una sua economicità tutto il lavoro e la struttura. Nella startup non parliamo di produttività, nella startup è una questione di sopravvivenza, quindi deve funzionare bene, deve funzionare nella direzione giusta, perché altrimenti la startup non è che non diventa produttiva, ma rischia di non sopravvivere più. Innanzitutto perché il tempo per una startup ha un suo riscontro nell'investimento e quindi se le spese sono superiori alle entrate, quindi entrate rischiano di essere poche in una startup, perdere tempo a discutere potrebbe significare finire il cash e soprattutto. Quindi sostanzialmente fate molta attenzione sia nel definire una filosofia amministrativa, ma anche nella costruzione stessa del team. Se voi costruite un team di persone che difficilmente discuteranno almeno una fase iniziale, avete più chance di successo. Un'altra frase molto bella è questa di un fast and great things. Non bisogna avere paura, questo immagino una filosofia che è stata in qualche modo forse descritta dalla mitologia statunitense. Non bisogna avere paura di fallire, la paura del fallimento è la cosa che più di tutto, di ogni altra cosa, blocca rispetto all'innovazione e al successo. Non commettere errori, e non se vogliamo avere la certezza di non commettere errori, la cosa migliore dovrebbe non fare nulla. La cosa che finalmente avviene è questa. Quindi, questo avviene nelle grandi aziende, nelle
timore di fallire non a livello di azienda ovviamente, ma a livello di team. Quindi se io ho una posizione in azienda, lo difendo, posso avere una reputazione che si è intesa rispetto a quello che dice. Questo significa che comincio a rischiare sempre di meno, quindi anche se ho un'idea, tendo a non proporla, tendo a non svilupparla, se non ho delle garanzie di successo, perché a quel punto comincio a focalizzarmi sul mio successo personale, sulla mia carriera all'interno della mia. Vado a condizionare tantissimo il successo complessivo. Quando rientro invece una startup, oppure ho una grande azienda come potrebbe essere Facebook, che però ha una filosofia startup, se mantengo all'interno di questa azienda una filosofia di questo tipo, non è importante se si rompe il giocato, l'importante è aver provato a realizzarlo, perché la prima fase potrebbe essere erronea, potrebbe non aver successo, la seconda è la persona che potrebbe avere. Ciò che conta è provare. Muovendosi troppo lentamente si perdono le opportunità e la motivazione, l'esistenza. Prima vi dicevo, mi accennavo al fatto di Google, pur essendo una multinazionale gigantesca, viene sfidata, no? Viene sfrontata dalle proiezioni della quotazione di cose di questo. Qual è la relazione? Proprio qui le start-up esistono. Uno potrebbe chiedersi perché devo fare innovazione per le start-up, non posso pensarci direttamente alle aziende, perché c'è questa tensione, perché gli investitori mettono a disposizione milioni di dollari per le start-up. Se ci pensate è una cosa che non ha molto senso rispetto a investire direttamente sulle grandi aziende che offrono delle garanzie maggiori. Il problema è che le grandi aziende, per la loro natura, per la loro struttura, per la loro organizzazione, sono in una posizione paradossalmente svantaggiata per innovare in modo veloce. Per chi abbiamo accennato, che si legge in marzo per capire ancora più fondo. Ecco perché le aziende stesse sono interessate all'esistenza delle start-up, perché le start-up fanno l'innovazione che le grandi aziende non sono in grado di fare, perché magari riguardano piccole costruzioni di mercato, magari non erano interessanti, perché riguardano sviluppi di prodotti che sono estremamente rischiosi, quindi nessuno di una grande azienda, a meno che una decisione del genere non venga dall'alto, perché è difficile che possa venire dall'alto, nessuno rischia in questo senso. Quindi le start-up esplorano territori difficili da esplorare per una grande azienda e in questo modo poi se la start-up ha successo finalmente, l'azienda svolta, e meno che non ci sia una questione di certo tipo, risentirà la stessa situazione, oppure le aziende acquisiscono. L'acquisizione è il meccanismo ormai più tipico con cui le grandi aziende di nuovo. La cosa più rischiosa che si possa fare è non prendere alcun rischio, cioè stare a fare invece centro di un'azienda, nonostante che la sua azienda stia rapidamente diventando molto grande, a quanto pare lui riesce ancora a mantenere questo tipo di filosofia. Cita anche una serie di metodi con cui lo fa, per esempio organizzare gli hackathon, con cui gli sviluppatori di Facebook si sfidano sulla realizzazione di ufficio, proposte, ideate, e poi i progetti vincenti ricevono delle attenzioni da parte di un'altra, cioè avere anche un qualificio, eccetera. Ma normalmente, in un caso così, quando viene un diagramma, l'ho detto prima, si cominciano a correre i rischi. Il paradosso che ci suggerisce, ma dovrebbe essere che questo è rischioso di per sé, perché comunque il mercato cambia, il mercato evoluzione, stiamo prendendo rischi, non sto cambiando insieme al mercato, mi sto correndo dei rischi io stesso.